Amici di ogni italiana Sligo, bentornati. Continua il nostro viaggio sulla ruota dell'anno e oggi vi parlerò della festa celtica di Ostara. Questa festa non ha una data precisa, in quanto è legata ai cicli della natura e generalmente cade tra il 20 e il 23 di marzo. È considerata uno dei sabbat minori insieme a Yule, Lita e Mabon. La natura si risveglia e inizia la parte luminosa dell'anno. Da oggi la luce prenderà il sopravvento sul buio e continuerà a crescere fino al solstizio d'estate. Luce e buio sono in perfetto equilibrio, proprio come suggerisce il termine equinozio. I druidi chiamavano l'equinozio di primavera con il nome di Alban Eilir, ovvero luce della terra. Le sacerdotesse che veneravano la dea in occasione dell'equinozio primaverile celebravano un particolare rito, l'accensione di un cero, ovvero la fiamma eterna dell'esistenza, e il cero che era posto all'interno dei templi dedicati alla dea veniva spento solo all'alba del giorno dopo. Per il culto dei Celti, quindi, questa dea era legata all'avvento della primavera e alla fertilità dei campi, tanto che l'equinozio di primavera era chiamato Euskur Monat e successivamente Ostara, scusate se la mia pronuncia non è delle migliori. Con l'avvento del cristianesimo, Ostara venne assimilata alla Pasqua, ma la nuova festa cristiana non aveva ancora un nome ed in certe lingue prende i termini sassoni di Easter in inglese e Oster in tedesco. Il nome Ostara deriva dalla dea germanica Istra, connessa al rinnovamento della vita e alla fertilità, e i simboli associati a questa fertilità sono la lepre e l'uovo. Le uova, per la loro forma perfetta e la loro fragilità che nasconde la vita, sono un simbolo di potenza e grande energia. L'uovo cosmico si ritrova in diversi miti della creazione e viene celebrato da molte culture proprio durante l'equinozio. Per i druidi era il serpente simbolo dell'eternità. La lepre, animale sacro alla dea Istra, simbolo di fertilità per la velocità con cui prolifica. I Celti consideravano la lepre un animale divinatorio e traevano dei presagi dalla sua corsa. Secondo i miti celtici, le aree nere della luna rappresenterebbero una lepre, ma questo viene anche riscontrato in molti miti asiatici. Le lepri sono da sempre associate alla magia delle fate e all'abilità di viaggiare fra i mondi. Pianta sacra dell'equinozio di primavera è il trifoglio, associato al Grayscale e alle sue tre spirali, mentre la varietà a quattro foglie rappresentava la croce celtica, la ruota solare e il cerchio magico delle quattro direzioni, tutti simboli molto antichi. L'equinozio ebbe una grande importanza nel Neolitico irlandese e la prova può essere ritrovata nei templi di Knut e Lough Cru nella contea di Meath. Knut è uno dei più grandi templi neolitici che lascia entrare il sole per illuminare completamente le sue camere le mattine dell'equinozio di primavera ed autunno, quando il giorno e la notte sono di uguale misura. Al cumulo megalitico di Lough Cru, che si stima abbia circa 5.000 anni, il sole sorge nelle mattine intorno agli equinozi e illumina il passaggio e la camera. La pietra angolare della camera, con i suoi simboli solari incisi, sono immersi in un bagliore di luce dorata per quasi un'ora. E in chiusura del video, un'antica leggenda pagana. Anche se non è di origine irlandese, voglio raccontarvela lo stesso. Si narra che alla fine dell'inverno, mentre passeggiava per i boschi ancora gelati, la bella Istra trova per caso un uccellino fierico,
che per quanto ci provasse non riusciva più a volare. Provando amore e compassione per la sorte del piccolo animale, la dea decise di trasformarlo in un leporotto dalla calda pelliccia, così che potesse superare gli ultimi giorni invernali e trovare rifugio in una tana tiepida e riparata dal vento. La sua magia, però, non mutò la natura originaria dell'animaletto e questi, pur avendo l'aspetto di un coniglio, continuò a deporre le uova, donandole alla luminosa fanciulla come ringraziamento per avergli salvato la vita. Grazie di aver visto il nostro video, ci vediamo a Beltane. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere i nostri video. Inoltre vi ricordo che potete trovarci anche su Facebook e Instagram, oppure visitate il nostro blog, nel primo commento troverete tutti i link.